Questa mattina i carabinieri del ROS hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Salerno su richiesta della locale procura distrettuale nei confronti di 5 indagati per usura ed estorsione con aggravante del metodo mafioso. I particolari dell'operazione sono stati resi noti nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta presso la sede della Procura della Repubblica di Salerno. Possiamo dire che ai vecchi tradizionali interessi nei settori, diciamo così, di elezione antica della criminalità organizzata, e cioè l'estorsione e l'usura, si uniscono nuovi interessi nel campo dell'impresa, e lo abbiamo visto anche nella piana del Sele con intraprese criminali proiettate verso addirittura il controllo di alcuni mercati salienti dell'economia salernitana. Ma nell'agro-nocerino sernese, ecco, un'altra caratteristica è il ritorno in campo di vecchi camorristi che sembravano, diciamo, si tagliati fuori proprio dal tempo e dallo spazio, se così possiamo dire, dopo lunghi periodi di detenzione per fatti gravissimi. Ecco, hanno conservato ancora quella capacità di aggregazione, nell'ultimo caso a livello familiare, ma in casi precedenti anche a livello, diciamo così, di concentrazioni politico-affaristico-criminale, che sono, diciamo, il dato saliente che emerge complessivamente da questa inchiesta che ormai dura da 3 anni e che a poco porta dei frutti, io credo, significativi che riguardano l'attualità, non il passato remoto del crimine nostrano. Ma sicuramente la tipologia di reati in questione, cioè l'usura, è uno dei principali reati che fa registrare uno strato assolutamente oscuro. Quindi recuperare indizi e trovare prove circa questo tipo di reato è particolarmente difficile. La dimostrazione è come. Che a fronte di pochi soggetti individuati come vittime, tanti altri invece rimangono nel buio. Come pure particolare importanza ha questa caratteristica, cioè un soggetto vittima di usura che poi diventa a sua volta un usuraio e spesso anche in combutta con colui il quale gli ha prestato originariamente il denaro e quindi soggetti appartenenti alla criminalità organizzata.